Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere l'outfit di oggi che è domenica, stamattina sono stata al lavoro e sono appena tornata da dei mercatini che fanno qui nella mia zona, i mercatini a Breno, per chi fosse della zona. Ho comprato un fottio di roba, potete neanche capire quanta roba ho trovato di carina. Vi dico solo una camicetta di Pinco, blazer di Mango, di Pizzo, tailleur di Benetton, verde bosco spento. Cosa ho preso? Mocassini in pelle. Ho lasciato giù delle due paia di Casa Dei perché non era il mio numero. Un paio erano rovinati, ci potevo anche star dentro. Cioè, tipo, vi dico tutte queste cose, ma per alimentare la vostra curiosità, giacchino di Mango con etichetta, color ciclamino bellissimo, pensato proprio per me dalle signore del banchetto. Bijou fighi. No, ho preso un sacco di cose e ho lasciato giù anche un sacco di cose. Ho preso anche un coprispalle di seta. Ho lasciato giù anche delle cose molto interessanti. Volevo farvi vedere l'outfit di oggi. Ieri alla fine vi ringrazio per aver votato tutte quante. Ha vinto l'abito, il primo abito che vi avevo fatto vedere, quello che poi tra l'altro vi dirò che mi sono trovata veramente comoda tutto il giorno perché non mi ha per nulla infastidito, anzi, anche star seduta, molto seduta, tante volte, cioè sono stata maggior parte del tempo seduta, non è stato ingombrante, non mi ha infastidito per niente, quindi io boh, mi sento di promuoverlo. Sono stata proprio contenta, avevo il dubbio perché pensavo che fosse un po' troppo, però in realtà c'erano delle donne comunque. Allora, c'erano delle persone vestite normalissime e delle persone anche vestite abbastanza eleganti. Nel tutto non ero esagerata per come sono fatta io poi, tra l'altro, nel senso. No, mi sono trovata bene, sono contenta di aver fatto quella scelta che poi era la mia prima scelta, poi avevo preso questa seconda ipotesi per eventualità che fosse un tantino esagerato, però ho fatto bene ad ascoltare me stessa e tutte le persone che, principalmente tutti quelli che mi conoscono dal vivo, mi hanno consigliato quello lì. Infatti ho scelto quello perché era quello che mi rappresentava di più. Invece oggi ho fatto questo outfit con questa bralette, che voi mi direte che è troppo intima, io lo so, però voi capite che qui ci sono 35 gradi oggi, fa caldo e io volevo mettermi su con questi pantaloni da una vita che dico che li voglio mettere appena fa caldo con la bralette, con la bralette, con la bralette. E quindi ecco qua la bralette, che è una braletta alla fine. Non è un intimo questo perché non l'ho preso in un negozio di intimo, ma l'ho preso da Tank, del brand Ozone. Il brand Ozone non fa intimo, quindi questo è semplicemente un sottogiacca. È molto sexy, molto, molto audace, però il seno comunque è coperto. Partendo dal trucco, ho fatto proprio il trucco ispirato ai pantaloni, vedete un po' di giallo, un po' di azzurro con la matita blu. Ho usato solo quella, non ho usato eyeliner perché ieri un disastro con l'eyeliner perché con l'allergia mi dà proprio fastidio. E come trucco ho deciso di utilizzare questo nude. Sì, ho deciso di usare questo nude. Del brand di Maybelline Stay Matte Ink. Sto già maneggiando orecchini molto semplici e sobri, queste roselline Tiffany molto carine, e ho messo il ciocherino. Bella scelta quando ci sono 40 gradi indossare i choker. In compenso mi hanno fatto tutti i complimenti per il profumo di Henry Cotton perché probabilmente con il caldo e il vento si sente tantissimo e erano tutti molto contenti. Vabbè, la bralette è fatta così, c'è tutta la parte qui sotto in pizzo, copre il seno giusto quanto basta. QB come fanno nei piatti di cucina. La borsa l'ho dimenticata di sopra, comunque è quella di Bracciolini, che non è proprio azzeccata col look. I capelli sono lisci, sono felicissima di averli tagliati, anche se ho la frangia e fa caldo, io quella la tollero abbastanza. Sono contentissima di non avere più questi capelli sotto, non lo so, è una felicità. Allora, il pantalone è questo, l'ho preso in quella merceria, si chiama Irma Vestimoda, dove ho preso gli ultimi due abiti, è del brand Ache, ed è una gonna pantalone, un culotte pants con l'elastico in vita, l'ho pagato 15 euro il 1º maggio, o in quel periodo lì, perché sono nata con la Mary. Come scarpe, quelle che indossavo anche al matrimonio, sono dei sandali comodissimi nuovi, io le avevo presi. Se non erro, spero che non si veda mai la tetta. Se non erro, li avevo presi all'asta scarpe. E sono veramente bellissimi. Sono proprio sandalo aperto, vedete? Tutto così, con i laccetti. Così, vedete? Ok, ah, ecco, vedete che c'era qualcosa che suonava. Ok, con i laccetti e il tacco. Mi piace tantissimo. Ed è comodo, anche se ha il tacco altissimo, è comodissimo, cioè, vabbè, adesso lo tolgo, non è che è così comodo da tenerlo su anche a stare in casa tutto il giorno, però devo dirvi che se dovete anche un po' camminare, non è malaccio,
faccio vedere nell'insieme, tanto ormai qua la location ideale. L'outfit nell'insieme. Ora mi aspetta una bella fettina di melone fresco fresco. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazze. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!